Un 19enne e un 21enne residenti nell'Alto Vicentino sono stati protagonisti di due diversi episodi di spaccio di sostanze tra Tiene e Lugo di Vicenza scovati dagli agenti della Polizia Nord-Est Vicentino. Le due operazioni hanno comportato, oltre alle due denunce, il sequestro di due panetti di droga tra hashish e marijuana, peso complessivo circa 200 grammi. In quel di Tiene, a due passi dal centro e precisamente nella struttura della stazione dei treni, degli appostamenti di agenti in borghese hanno fatto seguito alle segnalazioni giunte da parte di più di cittadini pendolari, i quali avevano probabilmente dei sospetti. Un ritrovo puntuale ad ogni pomeriggio, sempre alla stessa ora, prima dell'imbrunire, che ha indotto gli agenti ad effettuare un controllo, culminato con l'identificazione di un quartetto di giovani, tra i quali uno è stato trovato in possesso di circa un etto di hashish e circa 640 euro in contanti. Risale a qualche giorno prima, a Lugo di Vicenza, il controllo al mezzo e al guidatore di un ciclomotore su cui viaggiava un giovane 21enne della zona. A causa del forte odore di stupefacente, gli agenti hanno avuto ragione a procedere con la perquisizione personale. Sono emersi poco meno di 98 grammi di hashish, già suddivisi in involucri pronti per la vendita. La successiva ispezione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori dosi di hashish e marijuana, oltre ad un bilancino elettrico.